Carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, buongiorno a tutti. Allora, oggi riprendiamo il nostro discorso su Erasmo da Rotterdam e non soltanto su di lui, naturalmente. Sappiamo che questo che stiamo trattando è un capitolo del vasto movimento che ci proponiamo di trattare, ossia del umanesimo del Rinascimento, ed è quella parte che riguarda la religione e la politica e il diritto, quindi tutta la parte dell'organizzazione statuale. Quindi cercheremo di vedere le caratteristiche generali che peraltro abbiamo già individuato, calate all'interno però dei singoli autori. Quindi oggi riprendiamo quindi il discorso sulla religione che riguarda singoli autori come sono appunto Erasmo da Rotterdam, Martin Lutero, Giovanni Calvino e poi naturalmente la Riforma protestante nella sua generalità e anche la Controriforma cattolica che tra l'altro raggiunge il suo massimo apice, il suo livello più alto con il Concilio di Trento del 1530. Sull'altro versante, per quanto riguarda questa parte di umanesimo e di rinascimento, invece tratteremo l'aspetto politico e giuridico insieme, quindi gli autori che hanno detto cose importanti, significative sotto l'aspetto appunto storicistico, politico e statuale. Bene, cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quanto disse Erasmo da Rotterdam, che per certi versi va anche ad intrecciarsi con quanto disse Martino Lutero, poiché i due entrarono anche in contatto, meglio fu Martino Lutero che cercò Erasmo da Rotterdam, resosi conto che questo sacerdote Erasmo da Rotterdam era praticamente molto in accordo con le idee che portava avanti la Riforma protestante, che portava appunto avanti anche lui, Martin Lutero, in Germania, ma ottenne un netto rifiuto nel 1519, anche perché diversa era la considerazione da parte di Erasmo da Rotterdam per quanto riguardava la questione libero arbitrio nei riguardi del de servo arbitrio, come invece propugnava Martin Lutero, che tra l'altro anche lui era stato nella Chiesa Cattolica, era stato un monaco agostiniano e con la fissione, si dice almeno secondo la tradizione, delle 95 tesi presso il castello del monastero di Wittenberg, ove era appunto Abate, aveva stabilito quello che era un po' il programma di massima di ciò che riteneva giusto si dovesse mutare, cambiare all'interno della Chiesa. E fu questo che gli comportò la scomunica, non avendo abiurato ciò che aveva scritto appunto in queste 95 tesi, tra cui ad esempio il fatto di non riconoscere l'intermediazione di un sacerdote tra Dio e gli uomini, il fatto di non riconoscere appunto dei santi, il fatto di non riconoscere la transustanziazione, quindi sono tutti argomenti strettamente teologici, e il fatto anche e soprattutto di aver battuto particolarmente pesante il pugno sul cambiamento che doveva esserci a livello morale all'interno dell'organizzazione ecclesiastica cattolica. Per la verità, Martin Lutero non voleva andarsene dalla Chiesa cattolica, cercava di cambiarla dall'interno, ma si spinse così tanto avanti che la contrapposizione con le alte gerarchie cattoliche dell'epoca si sfilacciarono a tal punto e soprattutto anche si crearono delle discrasie da un punto di vista teologico, al punto tale che si ritrovò scomunicato e quindi automaticamente fuori. Quindi gioco forza, proprio lui che di suo non sarebbe mai uscito per la verità, ma si era autoposto fuori dalla Chiesa Cattolica, o se vogliamo, aveva fatto sì che con quello che aveva detto, giusto o sbagliato che fosse, a seconda di come la si pensi,
Io qui cercherò di essere super partes come sempre, pur avendo delle mie idee, ma non è giusto che vada a influenzare il giudizio degli altri, ovviamente, con le mie idee. Io qui mi limito soltanto a presentare ciò che i vari filosofi e i vari autori hanno detto nel corso delle varie epoche. Ecco, dicevo, con ciò che disse, provocò la sua scissione rispetto alla Chiesa cattolica, e quindi si trovò di fatto. Proprio de facto ad aver formato una vera e propria altra chiesa cristiana parallela. Ma andiamo con ordine. Erasmo da Rotterdam aveva scritto un'opera bellissima, era l'Elogio della pazzia, e Erasmo aveva adoperato la satira e il sarcasmo con l'intento proprio di mettere a nudo la decadenza morale della società del suo tempo, e in ciò aveva evidentemente anche incluso la decadenza dei costumi della Chiesa. La pazzia, egli la personifica e la introduce come quella forma di illusione, di incoscienza, di ignoranza che è autoreferenziale, che è contenta di sé, che è profondamente menzognera, che è una sostanziale impostura. Di cui la vita singola e associata dell'uomo si ammanta per nascondere la cruda realtà, insomma, in una parola, l'ipocrisia. E quindi era contro tutta quella parte di ipocrisia che, secondo lui, si portava dietro la Chiesa cattolica dell'epoca, anche con tutta quella serie di artificiosi codici, codicilli da un punto di vista strettamente normativo. E con quell'appesantimento ulteriore di regole che andavano al di là di quello che si trovava semplicemente nelle sacre scritture, in ciò che era stato il messaggio di Gesù Cristo e recepito appunto e vissuto soprattutto dagli apostoli. Negli scritti di Erasmo, peraltro, sono proprio già presenti tutti i temi della tematica protestante contro la Chiesa e il papato. Infatti, nel manuale del Milite Cristiano, in particolare, il filosofo oppone alla cultura teologica, che forma il teologo e il letterato, la fede religiosa che forma il soldato di Cristo. L'arma principale del milite cristiano, ci dice, è costituita non tanto dall'erudizione in campo filosofico-teologico, quanto dalla lettura e dall'interpretazione della Bibbia, che custodisce essa sola il messaggio originario di Cristo. E allo studio della Bibbia Erasmo dedicò la maggior parte della nuova attività di filologo. Affrontò così la stesura del testo critico del Nuovo Testamento. Nell'introduzione dichiarò che le scritture dovevano essere lette e intese da tutti. Da questo generale ritorno alla lettura e all'intendimento della Bibbia, in particolare del Vangelo, Erasmo si attendeva a quella riforma o rinascita coincidente con la restaurazione dell'autentica natura, umana. E tra l'altro rifiutava lo studio della scolastica, mentre invece accettava, anche con un certo entusiasmo, lo studio dei padri della Chiesa. Questo perché, se non altro, nei padri della Chiesa, nella patristica, vedeva una forma genuina di volontario ritorno al Vangelo originario. Ecco, della Chiesa primitiva, mentre invece nella scolastica vedeva pur sempre una forma capziosa di voler rimestare su questioni di lana caprina che non portano certamente nulla alla nostra fede. Quindi lui ripudia la speculazione culturale della scolastica. Inoltre, però, dall'altro lato, si rifiutò di schierarsi a favore della riforma anche quando Lutero nel 1519 gli indirizzò una lettera chiedendogli proprio di pronunciarsi esplicitamente, pubblicamente, in favore della riforma protestante. Egli, pur approvando gran parte dei principi di ritorno alla Chiesa delle origini, della Chiesa della povertà, eccetera, eccetera, da cui Lutero, tra l'altro, si muoveva, si rifiuta di seguirlo e di incoraggiarlo nell'opera rivoluzionaria. E più tardi, nel 1524, Erasmo attacca apertamente la riforma sul problema del libero arbitrio, e qui avviene il distacco totale, ecco perché è una figura mediana Erasmo, no? Che poi rimane sostanzialmente cattolico, però.
Bene, nell'opera intitolata appunto De libero arbitrio, che si oppone a quella del De servo arbitrio invece di Martino Lutero, egli rivendica per l'uomo, contro la negazione di Lutero, la libertà di scegliersi di salvarsi oppure di dannarsi, compartecipando appunto con Dio, con la divinità, vedendo nella grazia divina soltanto la causa principale della salvezza e nella libertà dell'uomo la causa secondaria. La salvezza sarebbe così frutto, per Erasmo da Rotterdam, della collaborazione tra l'uomo e Dio, mentre invece Lutero si pone decisamente sul terreno della pura fede religiosa, dove l'atteggiamento fondamentale è l'abbandono totale, incondizionato all'onnipotenza divina. Quindi Erasmo parla ancora come un umanista filosofo e muove quindi a difendere quella libertà senza la quale la dignità dell'uomo non ha più senso. Per comprendere meglio la figura di Erasmo, è fondamentale tenere conto della difesa appassionata della pace, che costituisce un aspetto imprescindibile del suo pensiero, rintracciabile già nelle sue prime opere. E infatti, molto si rammaricava che ci fossero così tanti conflitti che generavano soltanto una continua perenne discordia, una continua divisione, opera questa senz'altro demoniaca. E infatti, in uno degli adagia sostiene che la guerra è piacevole solo per chi non l'ha sperimentata. Oltretutto scrive un'opera che si intitola Il lamento della pace. La pace stessa personificata viene a dolersi per la sua sorte di, virgolettato, rigettata e annientata da tutte le nazioni e a denunciare l'assurdità e gli orrori della guerra. E quindi ecco che rimane sulla sua posizione, per cui rimane sostanzialmente cattolico, anche se si pone a metà per quanto riguarda molti aspetti. Martino Lutero, invece, è l'assertore più risoluto del ritorno alle fonti cristiane come via di rinnovamento della coscienza religiosa. Lui nega il valore della tradizione cristiana e sceglie di riportarsi direttamente al Vangelo. Contro gli avversari che gli oppongono le dottrine della patristica, della scolastica e anche i riti secolari della tradizione, Lutero dice: mentre io grido Vangelo, Vangelo, e gli altri mi dicono tradizione, tradizione, a questo punto l'accordo è impossibile, afferma Lutero dal suo punto di vista. Lutero infatti considera il diretto magistero di Cristo e degli Apostoli come il solo valido, e la fede nella verità del messaggio cristiano come base esclusiva e unica della salvezza. Questo è il principio fondamentale della riforma, la giustificazione per mezzo della fede. E infatti tutto parte dall'interpretazione di una frase di San Paolo di Tarso: il giusto vivrà per la sua fede. Significa questa frase di Paolo, secondo Lutero, che la giustizia di Dio consiste nel fatto che Dio stesso ci giustifica con la sua grazia. Per l'uomo si tratta di una giustizia passiva. L'uomo che ha fede è l'uomo che è stato giustificato, al quale i peccati sono stati rimessi, che è quindi sicuro della salvezza. La fede è la fiducia nella giustificazione da parte di Dio. La giustificazione per fede implica da parte dell'uomo la rinuncia a ogni iniziativa, l'abbandono davvero fiducioso a Dio, la certezza interiore della salvezza. Da questo punto di vista, il tentativo della scolastica di giustificare la fede con la ragione appare assurdo, secondo Lutero. La ragione per Lutero è la più accanita e pestifera nemica di Dio, proprio come dice, è una frase virgolettata questa. I filosofi, dice, sono tutti dei sofisti, quindi degli abili giocolieri di parole, vi ricordate, l'abbiamo letto molti, molti video fa. Lutero salva praticamente soltanto Occam, che aveva sostenuto l'irrazionalità della fede e l'aveva esclusa dall'ambito dell'indagine razionale. Quindi la ricerca razionale significa infatti iniziativa e libertà da parte dell'uomo, mentre la fede significa rinuncia a ogni iniziativa di salvezza e abbandono totale e incondizionato a Dio. Bene, ci fermiamo qua per questa sera e domani ricominceremo con Martino Lutero e concluderemo la parte religiosa. Grazie per avermi ascoltato, buonasera a tutti.